Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera! Bentornati a un nuovo episodio della mia guida alle creature. Oggi parliamo di una creatura decisamente sottovalutata, il Dilo. Quindi, direi che si può anche iniziare. Allora, i dilofossauri si trovano fondamentalmente ovunque, quasi ovunque, soprattutto nelle pianure, sulle spiagge, qua sotto per esempio ce n'è un altro, e in generale in tutte le zone un po' di basso livello. Spiagge, pianure, queste foreste un po' basse, ma la verità è che si trovano praticamente ovunque sull'isola. Sono particolarmente comuni appunto nelle zone di livello più basso, dove gli spawn considerati easy, apposta perché non sono particolarmente pericolosi. Allora, la doma di un dilofossauro è una cosa esageratamente stupida. Sono molto lenti, facili da colpire, sia con arco e freccia che anche semplicemente con dei, per esempio, come vedete, quello lì sta già scappando ed è già giù con due frecce, e questo qui è un arco normale, eh? Ecco, adesso anche quello lì sarà KO, questo è KO e questo è KO, vedete? Adesso qui sto usando frecce narcotizzanti e un arco, che è un'ottima combinazione anche se di livello un po' alto, ma per la verità è che bastano anche una fionda con dei sassi oppure una bolas e riempirli di mazzolate sulla testa con un bastone. Quello funziona benissimo, sono davvero facili da buttare giù. E quanto alla doma, il loro cibo preferito è la carne, quindi tecnicamente è il montone e sono il montone e la carne pregiata, ma la verità è che anche con della semplice carne normale si domano in maniera estremamente rapida. Comunque, se proprio volete fare le cose per bene, ecco, vedete, crocchetta e doma quasi praticamente istantanea. Basta. Ok, io ho i rateo leggermente aumentati, però ecco qua le crocchette base, ve le ho già fatte vedere con il dodo, ed è facile produrne abbastanza da poter prendere un po' di questi teneri amorini. E adesso vediamo un po' a che cosa servono. Eccoci qua con la nostra Dilo Squad a vedere a che cosa servono. Allora, dipende dal livello a cui siete. Ai livelli bassi sono molto utili per andare a caccia, perché hanno uno sputo, che adesso vi faccio vedere, che rallenta il nemico e gli impedisce di scappare via. Per esempio, ecco qua. Ora, questo era un dodo di livello bassissimo, ma come potete vedere si muoveva molto lentamente ed è molto utile anche per andare a caccia di Parasaurolophus. Ora, questo è bloccato, ma come potete vedere si stava muovendo molto lentamente. E un Dilophosaurus ha delle statistiche relativamente basse, ma che possono diventare sorprendentemente alte se sono di livello discretamente alto. Per esempio, questi sono di livello 100, ma ha già quasi 600 punti vita. Può sembrare poco, ed è abbastanza poco, ma se ci aggiungete il 33% di resistenza al danno per il bonus d'accoppiamento, ovvero il cuoricino lì, il bonus di coppia, allora vedete che iniziano a diventare abbastanza resistenti e fanno anche poco danno, ma è possibile schierarne davvero tanti, davvero davvero tanti. E io con un gruppetto di dilofossauri di alto livello
anche se adesso sembrano non voler mangiare, stanno ammirando il loro lavoro, sono tranquillamente capaci di uccidere dei Rex. Io usavo i dilofosauri per andare a caccia dei Rex che mi spuntavano vicino alla base, durante una delle mie prime partite su Ragnarok. E in generale sono un'ottima bestia da caccia ai primi livelli. Ai livelli più alti, quando inizi ad avere roba più efficiente, allora si può fare una cosa molto più semplice. Li si lascia a vagolare nella base, a fare da cane da guardia. Semplicemente li si lascia su vagabondaggio, in questo modo. Abilita passeggiata. Bievo, abilita passeggiata. Comportamento, abilita passeggiata. E vedete che iniziano a parte ad accoppiarsi, ma anche a muoversi liberamente. Poi basta fischiare per tenerli insieme. E sono un ottimo sistema d'allarme perché se li lasci su neutrale, anche se iniziano a vagabondare per i cavoli loro, appena qualcuno... Ah sì, è vero, sono in modalità creativa, quindi sono immune al danno. Ecco, Aio, vedete? Appena qualcuno o qualcosa, una struttura subisce danno, ecco che vanno immediatamente a difendere la base. Oppure, se volete, li potete addirittura lasciare in aggressivo. E se li lasciate in aggressivo, allora è ancora meglio perché attaccano tutto quello che si muove all'interno della base. Cioè, vedete? Sono perfino il livello 17 qua. Ha ancora una buona quantità di punti vita. E se sono su aggressivi dovrebbero... Infatti questo adesso su... No, è su attacco obiettivo. Purtroppo il fischio per metterli su aggressivo non funziona un granché. Ma in ogni caso se li metti su no... Ah sì, behavior, postura... Aggressivo, vedete? Attaccano direttamente tutto quello che c'è nei paraggi. E gli altri, visto che adesso sono in attacca al mio bersaglio, reagiscono al Dilophosaurus che attacca, mimando il suo comportamento. Sono delle belle bestioline da... Venite qui, che vi ho messo tutti su inseguimento, no? Sono delle belle bestioline. L'unica loro pecca è che, visto che non li puoi cavalcare, non puoi far sì che si seguano tra di loro. Ma sono piccoli, sono ragionevolmente veloci, rallentano l'avversario. E una volta in gruppo, e puoi avere dei grossi gruppi, fanno anche una quantità ben più che ragionevole di danno. Inoltre si riproducono molto, molto velocemente. Quindi fare un esercito, un piccolo esercito, è davvero una cosa che occupa zero tempo. L'uovo anche lì è facile da schiudere, ci mette poco tempo e una volta fatto avete letteralmente un esercito di cani da guardia a disposizione. Ma perché il loro sputo è così utile da far sì che io li preferisca in questo modo un po' a tutto? Per un motivo molto 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 semplice. Il loro sputo, oltre a rallentarti, ti acceca se sei un giocatore umano. Quindi dov'è finito quel Dilophosaurus che avevo visto qui nei pa... Eccolo là! Ehi? Ecco, vedete? Sei stato accecato dal veleno del Dilophosaurus. Per 10 secondi ti muovi a... praticamente a velocità di lumaca e sei accecato. Quindi è molto difficile vedere in giro. E per il resto i... sono...
Vedete, una freccia è già andato KO. Sono poco più di una cosa noiosa quando sei di livello più alto, ma una volta che non sei a livello più alto, cioè, ma finché sei a livello basso, sono un'ottima cosa. Quindi spero che questa mia piccola guida vi sia per ora stata utile, che abbiate gradito e che abbiate un po' più d'amore per i nostri piccoli amici sputaveleno. Quindi recuperiamoli un po', perché voglio farvi vedere quanto velocemente si domano anche con la carne, non solo con le crocchette, perché davvero è molto molto rapido. L'unica loro pecca è che sono a correre più lenti del giocatore, quindi è facile perderseli un po' in giro, e che a volte si incastrano nei tronchi sparsi per terra, ma per il resto sono molto facili da muovere per il fatto che sono così piccoli. E il loro torpore scende relativamente lentamente. Ecco, ripeto, ho i rate aumentati, ma adesso domare una gran quantità di dilofosauri tutti insieme è davvero facile. E ora vedete che qua il dilofosauro ha accecato il pachycefalosauro, che adesso, per quanto si difenda bene, non ha possibilità. Sono... ecco lì, giusto per farvi vedere quanto è efficace, c'è un parasaurolofo che non è incastrato. Ecco, vedete? È talmente rallentato che, nonostante sia un livello 88, questi quattro lo stanno letteralmente massacrando. Come ho già detto, vogliono le crocchette basilari e producono le crocchette basilari, e vi danno anche la possibilità di ottenere la carne necessaria per cucinare le crocchette basilari molto facilmente. Sono davvero un'ottima creatura, nonché ottimi cani da guardia. Detto questo, io spero che... guarda quanto sono carini. Il video vi sia piaciuto, che abbiate gradito, e noi ci rivediamo alla prossima puntata e alla prossima guida. Ciao!